Let's go! Bentornati ovetti su Pokémon X Randomizer Nuzlocke. Déjà vu. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Lino, capo palestra, e abbiamo ottenuto, c'è uno strumento qua? Qua? Perfetto, una perla? No, abbiamo ottenuto la nostra seconda medaglia. E, off camera, ho controllato alcune cose e intanto ho anche deciso di mettere Gaia nel nostro team al posto di Servine, almeno per questo episodio. Perché mi andava di farlo, inoltre mi andava di farlo. Tuttavia, per allenarla un po', mi sa che sono costretto a riattivare il condividi esperienza. Fortunatamente parlando, adesso gli allenatori sono più forti e quindi non dovrei avere problemi di ehi, sono di livello troppo alto. Quindi, in questo episodio andremo avanti nel percorso 10, la strada di Menhir. Scusatemi un sacco. E proverò anche a raggiungere la prossima città. Allora, Gianluca manda in campo Lombri. Ok, vediamo un po' come è fatto questo Lombri. E noi mandiamo in campo Bananasaurus. Nel frattempo, io vi ricordo che Gaia ha Sosia. Quindi, potenzialmente parlando, io potrei controllare le mosse del Pokémon avversario semplicemente mandando in campo Gaia. Radicalvero non è la migliore mossa da usare contro di me, ciccia. È un ciccio, è un maschio. E, a quanto pare, possiede anche una fiammosfera, quindi grazie mille. Alito gelido. Voglio provare una cosa, però. Specul mossa funziona con l'ultima mossa utilizzata dall'avversario in generale? Quindi vuol dire che io posso usare Radicalvero? Esatto, quindi... Wow, Tropius, sei ancora più forte del previsto. Perché Specul mossa è una buona mossa, a quanto pare. Mai usata, ma a quanto pare funziona. Pleiades intanto sale al 25 e abbiamo sconfitto Gianluca. Allora, ho visto che il detector ricerca strumenti si è attivato. Oppure me lo sono immaginato? No, è qui da qualche parte. È laggiù. E io non posso andare laggiù perché non ho forza. Posso insegnare forza a un mio... Blea. Posso insegnare forza ad un mio Pokémon, sì, a Palkia. Conviene? Che altre mosse ho? Le MN le posso insegnare senza nessun problema perché... Non riesco a parlare. Senza nessun problema perché mi servono per muovermi nel mondo. Allora, cosa posso far dimenticare? Niente. Ok, quindi per adesso non posso usare forza. Poi sicuramente ci sono... Sì, ci sono altri Pokémon che ho nel box che imparano forza, ma non li voglio mettere nel team. Quindi per adesso, nada. Allora, detto questo, mentre affrontiamo anche questi altri allenatori, mi chiedo, oltre Bergmite, cosa potevo trovare in quest'altro percorso? Virna, lo sai? Comunque, Nidorino! Ok, vai, Bananasaurus! Dovrei poter reggere almeno un attacco di Nidorino, quindi vado con Alito Gelido e ciao a tutti! Vai così! Freeze! Ok, va più che bene. Gastroacido, mi togli l'abilità? Non mi dà tanti problemi la cosa. Però lui ha altalena. Abbiamo finta. Ok, perfetto. Si è potenziato l'illusione, ma fortunatamente sono provvisto di una mossa che può colpire i Pokémon che fanno i trolloni, quindi va bene. Allora, Gaia? No, eh? Torterra! Torterra, ghiaccio. Devo restare in campo con Bananasaurus. Non posso fare nient'altro per il momento. Vai, mio caro Tropius gigantesco, usa Alito Gelido per congelare Torterra. Ah, fai così. È super efficace per 4. La cosa più bella è che la quarta gen è la gen più bilanciata per quanto riguarda le mosse che possono imparare gli starter. Perché? Empoleon è in parte acciaio. Ed è ovviamente di tipo acqua. Vuol dire che ha uno stab più che altro super efficace su Infernape, però il tipo secondario, ovviamente è un Landorus, di Infernape, ossia in lotta, è super efficace su Empoleon, tipo acciaio. Stessa cosa per Torterra, il tipo terra, stessa cosa per Infernape. Però Empoleon può imparare geloraggio, quella è la scusa per tutto quanto. Ora, Landorus, per forbecco, non ti azzardare a mandarmi KO, ok. Alito gelido, butta via sto coso, per favore. Oh, non più così potente nel VGC, eh?
Oh, non osate toccare il mio Bananasaurus. Excesso sale di livello, però Gaia magari... Cuor di leone fa schifo. Non ti serve. Magari dicevo Gaia? No. Eppure sta prendendo punti esperienza, però non sale di livello. Va bene, va bene. Allora, ecco qui le rocce. Voglio davvero vedere quali altri Pokémon si trovano qua. Ah no, Gaia è salita. Non me ne sono accorto allora. Vediamo chi c'è. Sono sicuro che rimpiangerò la mia scelta. Vai. Talonflame. Ok, al posto di un Bergmite c'era Talonflame, che vi ho detto. Sosia. Ora, Talonflame con le mosse. Gelodenti, agilità, pirolancio e rimonta. Fuga istantanea. Sono in parte fuoco. Dovrei reggere, ok? Fuga? Ok, perfetto. Gaia non può ancora essere mandata in campo, a quanto pare. Va bene, per adesso ignoro un po' l'erba alta. Qua non c'era tipo un evento? No? Questi Peter sono davvero impressionanti ed emanano un certo tipo di energia. Me lo disse anni fa uno strano personaggio che si chiamava Acromio. Vero, Acromio! Come sta il nostro bellissimo scienziato non pazzo, che in realtà lo è, forse in parte? Lastramente, per le mosse psico, Gengar ha abbagliante, quindi nel caso potrei darla a lui. Non vedo altro qua, quindi a parte una Pokéball e Pokémon selvatici. Ta-na-na, ta-ta-ta. Loudred! Ok, Gaia! Mi fai fuggire oppure devo mandare in campo un altro Pokémon? È di livello 19. Loudred non è il Pokémon più veloce? Con le mosse... Ah, ok. Fuga. Ah, ah, oh. Fuga. Ok, perfetto. Gaia ancora non può andare in prima linea. Deve evolversi. Non ricordo a che livello si evolve, però appena si evolverà... Oh, bene. Ricordo che abbiamo... com'è che si chiama? Ingracolpo, che è buono su un tipo acciaio, quindi... Allora, mandiamo un po' XS, vediamo se riesce a fare qualcosa. E poi prendiamo la Pokéball. Allora, precisione X che non posso usare, grazie mille, va bene, va bene. Ora, fammi andare avanti, perfetto. E qui, eccoci qua. Ma tu sei proprio quel ragazzino pestifero per tutti i fossili fossilizzati, liofilizzati e surgelati. Fossile surgelato? Nell'era glaciale potrebbe esserci qualcosa, ma va bene. Pare che 3000 anni fa... Aspetta, no, com'era la storia? Beh, lasciamo stare. Piuttosto, ne approfitto per una rivincita in grande stile. Fire! In before, adesso avevano Pokémon... No, ha un aggro, ok. Stavo per dire un Pokémon uber potente, ma debole alle mosse di Gaia. Comunque, Aggron non è una cosa che posso affrontare non con Excess. Vai, Pleiades. Non posso fare nient'altro per il momento. Vai. Domina lo spazio. Domina? Domina. Ok. Paradifesa? Vuoi davvero... Mi hai fatto un favore. Grazie. Hai la difesa più buona della mia, quindi grazie mille. Beccati questo. Ok. E coda di drago. Ok, questo fa male. Non troppo, ma fa male. Coda di drago era quella mossa che ci forzava il cambio. Non mandare. Oh, Bananasaurus. Bene, benvenuto. Coda di drago non posso. Alito gelido forse funziona. Vai. Freeze. Non è molto efficace. Pare difesa. Un'altra volta, grazie mille. Va bene, non importa, ancora. Alito gelido. Dovrei mandarlo KO adesso. Perché non è molto efficace? Per il tipo acciaio, mi sa? Va bene. Ciao ciao, Aggron. Aggron anche mi piace, perché stiamo affrontando tutti i Pokémon che mi piacciono? Va bene. Intanto Bananasaurus livello 26, buon per lui. E Pleiades livello 26. Excess non sale, Gaia però sale al 19. E vuole imparare Ossomerang. Quando si evolverà sarà una belva. Togli Aracampo, a te non serve. 1-2 e tada! Ossomerang. Che abbiamo anche come MT, ricordo, eh. Grovyle. Può fare qualcosa contro di noi Grovyle? No. Resta in campo Bananasaurus. Mi fido di te. Mi fido della potenza del dinosauro con le banane sotto il collo. Quindi
Ho fatto bene a fidarmi se non mi abbassa la precisione? Se non mi abbassa la precisione, disse lui. Allora, campo erboso, mi fai un favore? Mi stai curando adesso, in pratica, quindi grazie. Allora, alito gelido. Critical hit. È super efficace e non lo mando KO. Si cura di un po', però mi curo anche io, fortunatamente. No? Perché siamo tipi volante? Va bene, guarda, adesso non mi interessa. Puoi fare quello che ti pare, abbassami pure altre precisioni perché non funzionerà. Abbiamo finta. Ciao ciao Grovyle. Grovyle. Allora, dai, esperienza, un bel po'. E nessuno sale. Sconfitto la recluta del Team Flare. Ho perso, ma accetto la sconfitta con stile. Perché abbiamo fatto la posa di vittoria così? Non lo so, ma grazie mille. Forse perché era un personaggio in 3D e non 2D. Comunque, un allenatore straordinario? Sì, lo sono, grazie caro. Ora? Che c'è? Bene. L'Holovox è un dispositivo di che definirei il non plus ultra dello stile. Chissà perché. Chissà perché. Chissà se... Ma sicuramente il Team Flare non ha nulla a che fare con lo sviluppo dell'Holovox. Comunque, sì, restiamo con XS. Vediamo un po' che riesco a fare qua. Allora, strumento? Dov'è? Dov'è? Pokémon prima però. Ta-na-na, ta-ta. Ah, un LGM. A quanto pare gli alieni hanno prepotenza. Va bene. Fuga, dai, non voglio affrontare sto cosetto strano. LGM e l'evoluzione sono strani. Sono Pokémon molto, molto strani. Devo attivare un repellente, va bene. Lo attivo senza nessun problema. E qua c'era un Unfezant. Ho scansato un proiettile. Unfezant è più attaccante, cioè impara mosse più buone dal punto di vista, se non sbaglio, fisico, ma è più attaccante speciale. È una cosa un po' strana, ok? È dall'altro lato. Fortunatamente abbiamo... Dove sta? Super repellente. Ne abbiamo solo uno, a quanto pare. Strano, pensavo di averne presi di più. Ok, allora, prendiamo quello strumento e andiamo avanti. Levati, pietra, levati. Allora, dov'è? Qua? Dammi. Anti... Tra tutti gli strumenti che potevi darmi, mi dai un'antiparalisi. Va bene? Non mi posso lamentare. Può essere utile. Allora, affrontami, ciccio. Ok. Mi sa che è femmina. È femmina? Sì. Sì. No, è maschio. Ah, bene. Palkia contro... Beh, XS. Praticamente è il primo incontro che abbiamo fatto nella... nostra avventura, solo che al contrario. E tu hai aura tetra addirittura, Veleno croce? Assorbi pugno. Perché imparano assorbi pugno loro? E io invece imparo... lega tutto. Avvelenano almeno. Oh, perfetto. Allora, quanto ci ha fatto di danno? Ok, sì, dovrei reggere, perfetto. Ancora, assorbi pugno? Nessun problema, ripeto, dovrei reggerlo. Curati pure, ciccio. Non di troppo, però, spero. Ok. Veleno croce! Ah, lo mando KO con un attacco rapido? Dovrei. Spero. Quick attack! Ok, benissimo. Bravissima XS. Se solo non avesse quell'abilità, mamma mia. Livello 26 per XS. E? Non impara niente, va bene. La prossima scelta sarà Rapidash. Cambio e mando in campo... Pleiades? Sto mandando in campo sempre gli stessi Pokémon, però... cercate di capirmi. Ho una mossa d'acqua. Non posso farci nulla. Il tipo acqua dovrebbe essere il tipo più comune? Dicevano, almeno. Rapidash. Così bello, così veloce e così... maestoso. Però, a quanto pare, più lento di un Palkia. Va bene. Ciao, Rapidash. Grazie per il tuo contributo di punti esperienza e di punti EVS. Che se non sbaglio si smistano con... Gaia, brava. Si smistano con il condividi esperienza. Gli EVS, intendo. Adriano sconfitto. Il mio potere è troppo grande per essere contenuto da queste pietre. Non so perché l'ho fatto. Non chiedetemi di farlo più perché non lo farò mai più. Allora, pietra tuono. Abbiamo foglia, fuoco, tuono. Ci manca una pietra idrica. Poi vabbè, le altre sono un po' più rare, quindi le ignoro per il momento. Però, sì, ci sta. Altre cose qua? Dov'è? Ah, c'era uno strumento qua sotto. Ce n'erano due allora.
Beh, ho fatto bene a prenderlo. Allora, tu mi affronti? Probabilmente sì. Fammi un attimo curare, allora. Dove sono i... Ok, perfetto. Super pozione. Heal! Heal! Dai che prima o poi, e penso tra due lotte, posso usare Gaia. Quindi vai. Excess, oppure... Beh, Gaia, ci vuoi provare? Almeno vediamo chi hai contro. Affrontami. Non devo affrontarlo, bene. Devo affrontare lei, a quanto pare. Ehi, ragazzino, queste sono cose da grandi, non devi metterti in mezzo. Quando un adulto dice sono cose da grandi, vuol dire che sta facendo qualcosa di cattivo. Ah, Machamp! Bene! Vai, Gaia! Vediamo che mosse ha questo Machamp. Però, cambio Pokémon. Troppi pochi punti vita, non mi conviene. Allora, contrattacco, calcio salto, cozzata Zen e taglio. Wow, hai cozzata Zen. Potrebbe essere un rischio per Blaziken, perché è un Machamp. Vogliamo provarci lo stesso, però? Calcio salto. Mi sa che calcio salto fa male. Bananasaurus, reggi le mostre di tipo lotta. Mamma mia. Cioè, allora, a me non dispiacciono Machoke e Machamp, ok? Non mi dispiacciono affatto. Ma fanno un sacco di danno. Ehi, almeno ti fai danno anche tu, ciccio. Andiamo con... abbiamo solo un alito gelido, sei serio? Ok, mi sa che qualcuno deve tornare al centro Pokémon. Cozzata Zen, adesso la usi, eh? Fa male, non troppo, bene. Spine ferrate fa sempre male a Machamp. Ah, beh, grazie mille. Speculmossa, cozzata Zen. Smash, è super efficace. Ciao ciao Machamp. Quindi alla fine mi stanno davvero dando una mano i Pokémon avversari, eh? E salgo al 27 nel frattempo. Buon per Bananasaurus. Nemesi. Adoro il fatto che ha imparato Nemesi contro l'evoluzione finale di Machop. No, non serve, grazie. Altre cose. Gaia livello 21, brava. E barbecue, sale e basta. Omanyte. Non ho mosse erba. No! Perché ho tolto Servine? Abbiamo Diana però, può usare fulmine. Vai, Diana! Magari ditemi voi quale dei Pokémon che vedete nel box, che vedremo più tardi anche nel box, perché magari qualcuno si è dimenticato chi c'è nel box, volete che io rimetta nel team? Perché così almeno il let's play varia un po' e non devo sempre usare Servine, Blaziken e compagnia bella, altrimenti avrei davvero usato solo Servine e Blaziken e gli altri quattro per tutto il let's play, capito? Quindi sì. Ah, non importa. Allora, vediamo un po'. Siamo quasi arrivati al centro Pokémon, almeno spero. Potrei saltare gli allenatori. Non mi alleno. Ok. Ed eccoci arrivati qui. Perfetto, posso curarmi. Cromelburgo, bene. Non abbiamo ancora finito il percorso precedente, quindi non posso andare avanti, però almeno mi curo. Tam tam ta ta tam tam. L'ho fatto un po' in anticipo, mi sa, ma non importa. Allora, tu sembri un tizio che può darci qualche oggetto. Almeno sembri. Sì, rivincita, che non è rivincita, ma grazie. Ok, mentre tu non ci dai nulla, vero? Ok. Allora, tu pure? Tanto per controllare. Ok. Repellente finito, non mi interessa. Controlliamo che cosa è rivincita e poi andiamo avanti. Rivincita, eccola qua. Attacca rapidamente il bersaglio. Se chi la usa non ha uno strumento, infligge al nemico dei grossi danni. Questo è acrobazia. E noi abbiamo il Pokémon perfetto per acrobazia, se impara acrobazia. Coso. Archeops, mamma mia. Devasterà il mondo quel coso. Però prima abbiamo altre due lotte da fare, quindi vai. Affrontiamo questa ciccia qui per forse far allenare un po' di più Gaia. Allora, Fujiko manda in campo Cottony. Beh, anche io mando in campo Cottony, perché abbiamo Sosia, è ovvio. Allora, Transformation. Cosa hai, Cottony? Come mossa intendo. Rutto, vai, Rutto. È inutile Rutto, giusto? Vai, barbecue.
non posso fare seriamente nulla. Se ci mandano in campo un altro Pokémon, vorrei davvero provare ad usare almeno per una lotta Gaia. A quanto pare no, però. Allora, non importa se usi Ago Difesa, tanto abbiamo Erasoio che non è di contatto. Ciao ciao Cottonee. Certo che ci mancano mosse di tipo fuoco su Blaziken, eh? Vabbè, ormai. Esperienza, Gaia, qualcuno sale. Pleiades, livello 27, bravissimo. E Victini, ok, ci vogliamo provare un'altra volta? Vai Gaia, magari funziona stavolta. Gaia, madre della terra, cosa puoi fare adesso? Nei panni di Victini, ovviamente. Transformation! Ok. Allora. Cosa? Magifuoco, psichico, sincronore, martellata! Perfetto! Magifuoco? Può scottarci? Non credo. Martellata! È super efficace! Ok. Lo mando, KO. Gaia, martellata! Ok, bravissima! Finalmente hai vinto la tua prima lotta contro addirittura un Pokémon leggendario, quindi brava Gaia, seriamente brava Gaia. Non impara niente, impara idrocannone. Ok, magico zona per gli strumenti. Non useremo mai idrocannone con Gaia, però c'è, quindi potenzialmente parlando potrei usarlo. Allora, barbecue sveglio pacca al posto di... Sveglio pacca colpisce dalle... No! Aspetta, è così potente Sveglio Pacca. Non useremo mai più Vendetta allora. Ciao. Magari ho fatto male, però voglio provare ad usare Sveglio Pacca. Dai. Pinsir, abbiamo un Dictini, dovrei stare a posto. Pinsir. Allora, beccati 100% Magifuoco? Spero di sì, perché... Vai. Magifuoco. Fire. Brucia di passione come fiammetta. Ok, ciao. Era un Pinsir femmina o maschio? Boh. Bravo Victini però, non brava Gaia. Però, quando si evolverà? Oh, mamma mia. Farà faville e scintille. Ah, capita? Perché... Sì. Allora, affrontami tu. Dovresti essere l'ultima allenatrice. E poi vediamo un po' come è fatta Cromelburgo. E poi fine episodio. Allora, recluta Ralts. Ralts contro Ralts. Allora, vai Gaia. Transformation. Ok, cosa ha come mosse questo Ralts? Veleno spina, pugno rapido, cuor baratto, ipnosi. Vai. Ipnosi. Ok, grazie. No. Ho detto ipnosi. Abbiamo la stessa velocità, per questo attacca prima lui, poi io e compagnia bella. Almeno credo. Allora, abbiamo veleno spina. Lui è in parte folletto? Sì. Vai. Veleno spina. Non fa niente. Ralts si sveglia, usa lui pure lui veleno spina. Super efficace. E ci avvelena perché... Ovvio. Cioè, era ovvia come cosa. È sicura con avanzi, vero? No, c'ha conchinella. Ok. Certo, avere furto adesso sarebbe una cosa stupenda, eh? Allora, abbiamo veleno shock con Pleiades, quindi dovrei stare a posto. Vai! Pleiades! L'avessi avvelenato, ma... Ehi, era addormentato. Pugno rapido! Oh no, mi ha fatto 4 di danno! Ora sei più lento pure, quindi manco a dire. Sì, ok, la conchinella ti fa recuperare un PS, però smettila di fare così. Veleno shock, ciao ciao! Poison! Mamma mia, l'ho devastato completamente sto coso, eh? Ok. Palkia. Gaia. Qualcun altro? XS livello 27. Ok, dai, che ci avviciniamo sempre di più alla velo... alla velocizzazione. Scusate, alla evoluzione di Gaia. Di Gaia anche. E di XS. Ora. Qualcun altro? Sì. Abbiamo uno strumento... Bacche? Sì. Bacca pesca. Io. E bacca rancia. Ne abbiamo 5. Ok. 1, 2. Basta. Dovrebbero bastare per Gaia. Per il momento almeno. Allora, tu non mi affronti. Perfetto. Quindi direi che abbiamo fatto. Vediamo un attimo com'è fatta Cromelburgo e poi fine episodio. Allora, non c'era tipo... Esatto, un evento qua. Cromelburgo è la città delle pietre.
ma sicuramente non accadrà mai qualcosa di cattivo proprio al centro della città, qui, in questo punto. Allora, là vedo il Team Flare, infatti devo andare laggiù se non ricordo male, ma prima ho visto anche una Pokéball, che si raggiunge entrando qua dentro, a quanto pare. Vediamo se ho ragione, oppure no. Non qui? Non qui? Come si raggiunge quella Pokéball? Voglio quello strumento. Ok, da qua, perfetto. Giusto. Meglio attivare questo coso. Intanto Timer Ball, la mia adorata Timer Ball. Ok, adesso abbiamo una possibilità leggermente più alta di fare robe con le Timer Ball. Dopo 10 turni per 4. Quanto sono buone le Timer Ball. Allora, tu che fai? Non c'è altro oltre alle pietre, eh? No, 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 non capisci. Proprio perché in questa città non c'è altro, la bellezza delle pietre risalta ancora di più. Il sacro ordine del... No, no, no. Allora, ho curato i miei Pokémon? No, vero? Dovrei reggere, abbiamo solo 10 PS in meno. Cosa mai potrebbe andare storto? L'ho detto, accadrà. Allora, Team Flare. Ascoltami bene. Presto il Team Flare trionferà grazie a un inestimabile tesoro e al potere delle pietre del percorso 10. A questo mondo vince il più forte e noi lo faremo con stile. E non c'è nient'altro da fare qua, giusto? Ciao Serena! Tonks, hai visto una recluta del Team Flare da queste parti? Sì, era qui, però è andata avanti. Da qui non si passa. Dove sarà finita? Che mistero. Come non si passa? Basta che fai altri due passi qui e vedrai che... Beh... Non c'è niente, un antico rudere con parti di metallo, secondo voi davvero? Ah, va bene, non importa, non importa. Dovremo tornare qui prima o poi. Più poi che prima, ma non importa per adesso. Allora, qui, se non c'è nient'altro, io andrei un altro po' avanti. Potrei fare... Ah, giusto! Ah, ma tu sei l'allenatore del percorso 5. Ryo! Credo proprio che il mio Lucario voglia lottare con te. Ti va di accontentarlo? Vedi questi due Lucario? Secondo te, quale dei due ha una particolare simpatia per te? Devo lottare contro un Lucario? Adesso? Oh, ok, no, un Hitmon Top. Ok, perfetto, è vero, sono randomizzati, quindi dovevo stare... O meglio, potevo stare un po' più tranquillo. Sosia! Transformation! Allora, Hitmon Top, che mosse hai? Beh... Hai contrattacco? Barbecue? Vuoi andare tu in campo? Però, ehi, almeno ha tenuto il tipo lotta. Vabbè. Barbecue. Eleganza, ok. Vuoi aumentarti la difesa speciale, l'attacco speciale e la velocità? Mossa niente male in effetti. Visto che voglio usarti aerosolio, quindi vai. Eleganza ancora. Oh no. Aspetta, no, o no cosa? Abbiamo visto le mosse, non ha mosse speciali. Ok, hai rasoio. Un brutto colpo sarebbe perfetto qui, eh? No? Allora sai che ti dico? Triplo calcio. Freccia. Ouch. Wow. Triple kick. Uno. Due. Tre. Ok, sveglio pacca dovrebbe bastare adesso, quindi vai. Sveglio pacca, però prima breccia. Non mi fare brutto colpo, eh? Non t'azzardare. Non ti azzardare. Ok, ciao Hitmon Top. Mi ha fatto prendere un colpo. Ho visto i PS scendere leggermente troppo in fretta. Gaia intanto sale al 23. Dai. Diana sale al 29 addirittura. Mi sa che dovrò depositare lei come prossima cosa. Unpheasant. Diana, prego. Abbiamo fulmine. Vai, Diana. Allora, giusto, Ornella capo palestra che però non ci dà medaglie se la sconfiggiamo. Fulmine, dai, ciao. Sì, ditemi la vostra per... Ehi, che Pokémon dovrei mettere in squadra? Anche se guardo i commenti con 2 giorni di ritardo, quindi chiedo scusa. Bananasaurus, livello 28. Bene, abbiamo sconfitto Ornella. Oh, neanche con il mio potente duo di Lucario sono riuscita a batterti. Sì, ti ho sconfitta. La capo palestra, sì, mi ricordo di te, però ancora non devo affrontarti. Allora, potrei... Giusto?
catturare nuovi Pokémon qua. Ma lo faremo nel prossimo episodio, quindi non mancate perché faremo altre cose. See you next time, baby!